Buongiorno da iNews, lo spazio informativo a cura di Telefono Informa. Il sindaco Stefano Guzzi ai nostri microfoni per parlare di tasse, rimpasto di giunta e infrastrutture. Ad un anno di distanza vi farebbe rimpasto di giunta, sindaco? Alcuni assessori hanno capito meglio di altri il perché io sono arrivato a questo rimpasto. Lo rifarei perché le motivazioni erano molto forti. Fino ad oggi avete detto che non aveste aumentato le tasse, riuscirete a mantenere questo principio oppure qualche ritocchino ci sarà? Non prevediamo nessun tipo di aumento di tasse quest'anno. Fano, anche l'IMU l'ha applicata ai livelli minimi sulla prima casa, ai livelli minimi sulle case coloniche, sui terreni agricoli, mentre invece non è al massimo per quel che riguarda tutti gli altri settori. Per quel che riguarda le case che sono affittate a canone concordato, manteniamo anche in questo caso la tassazione minima allo 0,4. Avete approvato, sindaco, il bilancio tra le lamentele per le buche e la mancata manutenzione del verde pubblico. Questi saranno problemi cronici oppure state pensando ad uno stratagemma per reperire le risorse necessarie? E qui si tratta di capire in quale modo poter dare risposte sufficienti a problemi che non è che siano cronici, sono usuali. 2 anni fa cosa è avvenuto? Il cosiddetto colpo di grazia. Avevamo previsto 1 milione di euro di asfaltature quell'anno e l'anno prima non ne avevano fatte per niente, per riprendere un po', diciamo, la rotazione. Quell'anno ho fatto il nevone, quel 1 milione di euro che era previsto per le asfaltature e che impattava nel patto di stabilità, siamo stati costretti a spenderlo per pagare le ditte che hanno ripulito la neve. Sul secondo casello di Fenile ci sono novità? Vedrò i tecnici di Società Autostrade che mi porteranno, diciamo, le novità che si hanno per quel che riguarda il casello di Fano Nord e le opere accessorie che sono state già approvate dall'amministratore comunale e dalla Regione Marche, che dovrebbero vedere, diciamo, l'apertura dei lavori, si diceva, entro il 2013. E a Società Autostrade porrò anche la problematica, comunque non da sottovalutare, dei continui allagamenti di Marotta di Fano ogni volta che piove tantissimo. Dopo i furti e le aggressioni che si sono verificate nelle ultime settimane in centro storico, i fanesi non si sentono più sicuri. Fano inizialmente non era una città così tanto aggressiva, adesso è cambiata, è diventata molto molto aggressiva e sì, ho paura perché le forze di polizia, carabinieri non bastano per tutti, secondo me c'è poca gente che gira. Evito l'orario notturno, logicamente, sono cose che nella nostra città cominciano a comparire adesso, quindi fa un po' paura. Di giorno non ho paura, di notte non esco. Non puoi girare tranquillamente, perché sempre di notte poi, di giorno passano, poi di notte non puoi uscire. Bancarelle fuori o dentro la piazza? I grillini sono per spostarle lungo le vie del centro. C'è chi vuole mercato ambulante fuori dal centro storico e chi invece si accontenterebbe di spostarlo dalla piazza. Fano 5 Stelle è infatti convinta che la presenza delle bancarelle nel cuore della città impedisca ai privati di effettuare operazioni di decoro fisso e non consenta l'installazione di un palco stabile per gli eventi. Per questo motivo i grillini stanno studiando un progetto per la riorganizzazione del mercato e una sua nuova distribuzione nelle arterie principali del centro storico. Gli studenti del Battisti, nell'ambito del progetto Giovani 2.0, insegnano gli adulti a utilizzare il web e i social network. Abbiamo messo a contatto le due generazioni, i giovani nativi digitali, i miei studenti, con gli adulti. Durante il corso i giovani spiegano agli adulti come si utilizzano i social network. In particolare noi abbiamo iniziato dall'utilizzo del web. Questi giovani ragazzi nativi digitali che sono nati nell'era di internet utilizzano ogni giorno queste nuove tecnologie e quindi trasmettono agli anziani la manualità tecnologica, ma nello stesso tempo gli anziani trasmettono a loro gli impegni sociali nel campo della politica, nel campo lavorativo. I News torna domani alla stessa ora. Buona giornata.